Ecco, del tipo che siete decapitate prima ancora che iniziassi a girare il video. Bonjour! Mi fa caldo, oggi è freschetto, però mi fa caldo, ho buttato su le bustone della spesa, quindi video spesa. Allora, sono stata da Euroskin, ho fatto una spesa di una ventina di giorni, considerando che qualche pasto lo facciamo fuori casa, nel senso o da mia mamma o dalla suocera. Cose del genere, quindi tipo la domenica non ci siamo mai a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcosina di carne mi è ancora rimasta, ho ad esempio un po' di pesce, degli hamburger, una vasta quantità di pomodori che mi ha portato il mio babbo dal suo orto, e quindi cioè, siamo stracolmi di pomodori. Qualche hamburger, insomma qualche secondino, qualche scorta di pasta ce l'abbiamo, quindi con questa spesa appunto di arrivare fino ad ottobre, considerando che siamo a 21 di settembre. Vai, comunque ho speso 57,79 euro, quindi sono abbastanza contenta. Il mio budget è inferiore, però io quando vado da Eurospin dico questo costa poco, tu. Insomma, vabbè, partiamo subito con qualche secondino, ecco, mi è già decapitato tutto. Allora, ho preso 1,99 euro queste cotolette di spinaci, buonissime, 1,99 euro, ne sono 4, invece alla Coop 1,99 euro ne sono solo 2, quindi ottimo. Poi, ottimo all'Eurospin la linea dell'Amadori. Ad esempio, queste polpettine, solo 1,99 euro, sicuro le farò stasera Samuele col sughetto. E mentre alla Coop vengono sui 3,75 euro, stessa marca, non sono neanche in offerta, cioè stesso prodotto solo che costa di meno. Uguale anche per le salsicce di pollo, che sono le mie preferite, 2,99 euro. E poi ho preso anche queste cotolettine 1,59 euro, tranquille, insomma classiche di pollo. Poi ho preso questa borsa di Mondo Convenienza, che è tipo termica, ho messo diciamo le cose fresche. Vabbè, zucchine non è che ci possano interessare. Ho preso da provare al mio bambino questo budino tipo Mumu. Il mio bambino è strano, queste genere di schifezze non le amo, tipo lo yogurt non gli piace. Le sue merende preferite sono quelle del formaggino, del topolino, quindi ho fatto una vasta scorta alla Coop, che vengono 90 centesimi, e questo era in offerta, mi sembra 75 centesimi. Se proviamolo, al limite se lo mangia il babbone, tanto non si butta via niente. 22 centesimi l'uno questi yogurt. Io solitamente prendo quelli della Coop, che con 35 centesimi me ne danno due, però questi sono da 150 grammi l'uno, e ne ho presi 6, uno alla stracciatella, uno alla pesca, albicocca, banana, ciliegia e fragola. Praticamente ne ho preso uno per tipo, e così almeno siamo a posto. 1,99 le mozzarelle, queste qua della Land. Bocconcini 1,59 e 1,49 queste cotolettine, erano una novità, e queste li tengo nel congelatore quando magari si torna tardi, che Samuele alla sera cena ha fame, tanto comunque lui il pranzo lo fa sempre a scuola. 55 centesimi, due booster per le varie insalatone di pasta. Prosciutto crudo, spalla cotta, questa 99 centesimi, 1,29. Prosciutto cotto scelto 1,09. Arrosto di tacchino 1,19. Quindi siamo a posto anche un po' con gli affettati. Un po' per le piadine, un po' così magari quando facciamo un po' di pasta che qualcuno ha fame, un po' per le torte salate, per i toast, eccetera, eccetera. Ricotta, questa qua 55 centesimi, e questa è da 250 grammi. Ho preso questa perché ho degli spinaci, della pasta sfoglia, quindi farò una torta salata con spinaci e ricotta. E invece queste ricottine le ho prese per la pasta, per mettere insomma col sugo, buonissimo. Poi ho preso gli gnocchettini, questi qua sono i miei preferiti, di patate, vengono 79 centesimi e sono mezzo chilo, sì, mezzo chilo, 500 grammi. Poi 1,19 euro le sfoglie della lasagna, anche questo mezzo chilo, che voglio fare la lasagna, che ora diciamo si inizia la stagione fredda, diciamo. E poi ho preso queste trofie a
79 centesimi, sempre, sono sempre mezzo chilo, quindi la pasta fresca dell'Eurospin, ottima. Sono andata lì perché con l'arrivo dell'inverno a me magari ci piace più fare un piatto di pasta calda, e la pasta fresca cuoce in pochi minuti. In offerta 2,99, questo, c'erano queste due pizze con mozzarella di bufala campana, 2,99. 55 centesimi in offerta mezzo chilo di carote, quindi buono, l'ho prese. 99 centesimi questi tornettoni della Dolciando, ne sono 9 pezzi, quindi per 99 centesimi, ottimo, siamo a posto, 9 giorni con i cornetti, anche perché il mio ragazzo non fa colazione la mattina, prende solo il caffè o magari mangia qualche biscotto, appena si sveglia non mangia, però recupera durante la giornata. In offerta 75 centesimi questi succhi Ace, che sono ottimi da portare al lavoro, per... come spezza fame, quelle cose così. Mi serviva una crema viso, io ho preso questa qui, l'ho pagata 2,99 di fiori di magnolia, quindi buono. 49 centesimi questo rotolo farciroll, per 49 centesimi come dolce, magari quando c'è qualche ospite a cena, detersivo appoggiato qui, vabbè, 99 centesimi questo semplice gel per il WC. E in offerta c'era questo qui bellissimo con il dosatore, l'ho pagato, era in offerta 1,19 o 29, comunque buono perché è un litro di prodotto e c'è questo dosatore, insomma mi è piaciuto e l'ho voluto provare. A 1,19 questi biscotti da inzuppo, questi qua tipo quelli della Colussi che amo tanto, e quindi l'ho voluto prendere perché col cappuccino quando nelle, o con il tè quando magari fa freddissimo è l'ideale. 79 centesimi questi farci milk, questi merendine, questi da battaglia, questi ogni tanto ci sta. 79 centesimi questi pacchettini di waffle che l'ho presi per il mio bebè, per il mio bimbo. 39 centesimi, finalmente l'Eurospin ha messo i bricchettini piccini del latte, era l'ora, da 500 ml, prima erano sempre solo da un litro, quindi sono contentissima, ne ho presi 2,39 centesimi l'uno. Dei masticoni che l'ho preso al volo alla cassa, non so quanto costano. Poi ho preso del sale grosso che l'avevo finito, sui 19 centesimi forse neanche. 79 centesimi le gallette, le mie gallette di mais, ho preso queste qui dell'Amo Essere Biologico, hanno fatto tutta una linea nuova, quindi dateci un'occhiata, e di mais che io le adoro. 39 centesimi i ditalini rigati della Tremolini per le, diciamo, per le minestre. Ecco cosa mi sono dimenticata guardando le mie mani al telefono, mi sono dimenticata l'acetone. Vabbè, oggi andrò a comprare perché devo farmi le mani per l'appunto. Strisce depilatorie, queste qui sono eccezionali. Ho provato tante strisce depilatorie di tutte le marche, della Vet, delle più famose. Queste qui costano pochissimo, sono per me le migliori di tutte, anche per il corpo, io ho preso per il viso. Tanto diciamo che la stagione estiva è terminata, quindi sinceramente una lametta e via può più che può andar bene. Viva le donne pelose in inverno! Guardate questa parentesi, vabbè, mi è scappato. Vabbè, 35 centesimi, 330 grammi di pancarré, buonissimo per fare toast. 1,19 un mop semplicissimo. Ultima bustona, ecco qua. Allora, 99 centesimi una crema per le mani, mi serviva, ho preso questa qui. Una vale l'altra, tanto la metto spesso. Due bottigline di acqua, queste qua piccoline, non mi ricordo quanto vengono all'uno, perché Samuele ha iniziato comunque a bere tranquillamente anche da queste bottigline piccoline normali, quindi io ho preso queste senza prendere sempre quelle della San Benedetto col beccuccio, che costano comunque abbastanza rispetto a una bottiglia del genere. Poi al mio ragazzo, quando è da solo, che magari torna a casa a mangiare nella pausa pranzo, io ho preso queste lasagne alla bolognese perché lui stacca l'una e rientra alle due, io stacco all'una ma rientro alle quattro, quindi quando mangio faccio addormentare Samuele, quindi diciamo che quando devo andare al lavoro pranzo da mia mamma perché mangio lì e lascio direttamente Samuele
a Ninna a casa di mia mamma, così almeno vado via più tranquilla al lavoro, se no mi toccherebbe prenderlo dal riposino, portarlo da mia mamma, insomma un casino, quindi quando magari la mattina non ho tempo di preparargli il pranzo, gli metto questi in forno, magari se li riscalda. E sono due lasagne alla bolognese, l'ho trovata in offerta a 1,55 euro, quindi prezzo ragionevolissimo. Non so più dove appoggiare la roba, come sempre. Ok, bene, mi è decapitata l'insalata, una semplice lattuga, niente di interessante. Delle banane, niente di interessante. Poi ho preso questo e penso di aver fatto l'affarone. Mi sono portata a casa un chilo di tortellini! No, vabbè, troppo bello, erano troppo bello, vabbè, troppo buoni. 1,69 euro un chilo di tortellini, ragazzi. Bah, ci faremo tipo 4 scene. Anche perché, insomma, mezzo chilo per due persone. Vabbè, col mio ragazzo contando che mangia per due, vabbè. Comunque, due pranzi o due cene a posto. E poi ho preso del semplice pan bauletto in offerta a 49 centesimi e una cassa di acqua da quella Ginevra da 2 litri. Sommersa dalla spesa, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Non mi riesce neanche a staccare. Ah, ciao, ecco, no.